Allora, io sono pronto. Mi auguro che anche voi siate pronte e siate pronti per ascoltare Parola Mia, Fatti e Misfatti del mondo che gentilmente ci circonda da Radio Discussione. Con e per voi Sandro Salidu. Mi sembra che la presentazione e i saluti siano stati fatti. Allora, diamo nuovamente il bentornata ad Agnese Giallongo. Prego, buongiorno a te. Buongiorno, vi ringrazio tutti di ascoltare questa bella trasmissione. Ecco, allora, da questo momento ci sono su per giù 10 minuti di tempo. Io ti cedo il microfono, facci ascoltare le tue poesie e se vuoi dici anche qual è lo stato d'animo che quando le hai scritte avevi. Prego. Va bene. Allora, oggi leggo Ombre sui muri. Ombre sui muri, graffianti, come il respiro d'amanti, alito dei rami sugli alberi nudi, surreale la luna rotola sui tetti rossi, dove gatti ingaggiano lotte d'amore, foschi e tormenti, condanni al fuoco del cuore. Pallido il viso che dimora tra le stelle, piega il capo al pulpero sonno di se stesso, le fredde ossa esposte all'inverno senza calore, lievitano i pensieri, fra le braccia materne cercano calore e gioiosi angeli respirano quiete. Questa poesia è un po' tetra perché purtroppo è da 2-3 settimane che piove e il nostro stato d'animo, il mio stato d'animo è così. Ok, la prossima. Seduta su una pietra, i miei pensieri volano su scorci e su dirupi, rilassante il verde, dolci fiori di campo, si intrecciano col vento, il ruscello madreperlato chiacchierando scende dalla montagna su lucide pietre e mi racconta della primavera. Mi ricorda la fanciulla quando coglieva i fiori, stelle alpine, baci frementi di rosse more, le rocce erano scintillanti, baciati dal sole come un diamante, la sorgente era pura, intensi profumi tra le fronde della mia anima. Ecco, questa è anche il mio stato d'animo, diciamo. È così, adesso nella mia insonnia. Oscure visioni, voce di pianto dal mio tronco spoglio, senza gemme, il vento spezza le fronde, dal ciglio della strada rotolano lontano senza calore nella macchia, un urlo graffia la pietra e lì si perde, il canto del cuculo scolora l'albero, l'impazzito vento sparge ali di inquietudine, poi zittisce nell'ora mattutina, esplode finalmente una carezza. E anche questa, il tempo brutto, temporali, subtemporali, venti, allora ci troviamo così a scrivere, ok? Come ali degli uccelli, le piegava sul petto, piccava il volo e si librava felice nell'universo. Le sembrava essere un angelo con fruscianti ali di seta, si impigliava su una stella e sui comignoli aspettava paziente che la luna liberasse le sue ali ferite, si svegliava nell'antro del suo letto, il sogno si spargeva sulle pareti bianche, vedeva solo ombre, sperava ancora di poter volare dove la notte scandisce i sogni. Questo è un sogno, un vero sogno. E questa è anche così, un po' di inquietudine mi sveglio nella torbida notte, dalle tenebre avvolta, silenziosa angoscia, nel cuore mi ferisce il silenzio dell'anima, il rumore ruba i miei pensieri, dei miei sogni, e la silente luna oscura la mia insonnia, delle ore buie e non vedo neanche un frammento d'orizzonte. E siamo sempre là,
perché ci sono brutti tempi, pioggia su pioggia, venti e tutto lì. Ecco, ho finito. Allora, io a nome di tutti coloro e tutte coloro che hanno ascoltato ti ringrazio, ti auguro di trascorrere una serenissima giornata in compagnia delle persone che ami. Va bene? Grazie. Allora, grazie a tutti di averci ascoltato. Molto bene. Ciao Sandro. Allora, un attimino in linea, io chiudo la trasmissione, quindi saluto voi che avete ascoltato, vi auguro il bene più grande di cui io possa disporre per voi. Signore e signori, grazie per la cortese attenzione ed il gentile ascolto. L'appuntamento è per domani. Bye bye and bye. Ciao, buona giornata, buon pranzo. Bye bye.